sei di fronte all'opera di un grande autore come Sorrentino, e comunque di fronte a delle interpretazioni c'è sempre tanto, tanto da lavorare, anzi più lavori e più ti accorgi che forse non arrivi a fare quello che si dovrebbe fare. Però insomma siamo abituati, io credo di aver diretto quasi 1000 film e quindi gli autori li ho fatti tutti, io dirigo i film di Martin Scorsese, cioè voglio dire, non, è sempre una cosa difficile, sempre molto molto difficile e molto molto impegnativa, non, niente, nessun lavoro si può sottovalutare, giustamente, neanche quando facevo i cartoni animati che ero ragazzo. E comunque c'è molta differenza fra doppiare un cartone animato a livello fisico rispetto che a un film con un attore in carne ed ossa? Ma sono... l'impegno è... dovrebbe essere lo stesso per un professionista. Diciamo che un cartone animato ha delle caratteristiche che esulano dalla... dal doversi confrontare o cercare di avvicinarsi a una grande interpretazione di un grande attore. Giustamente. E come ci si può rapportare al 100% con l'attore che si doppia? Cioè non rapportare quanto capire come parla e quando prende fiato in alcune scene. Cioè a un certo punto penso che doppiando un determinato attore diventi automatico questo. Ma no, perché non c'è niente di automatico nel nostro mestiere. Il nostro mestiere è fatto di doppiare attori importanti. L'attore importante fa un'interpretazione, mi auguro per lui, ogni volta diversa, se no sarebbe diventato un attore importante, quindi ogni volta ti misuri con interpretazioni diverse. Non puoi portarti il film precedente nel film successivo, sono sempre cose diverse. Giustamente. E per quanto riguarda la psicologia dei personaggi, voi come doppiatori riuscite anche a capire questa psicologia del personaggio che viene interpretato al momento? Noi ci proviamo, forse l'importanza del direttore di doppiaggio è proprio questa, no? Cioè riuscire a coordinare tutto, a fare questa regia dell'audio italiano che mi sembra fondamentale, ed è lui che sceglie la voce che doppierà quell'attore, e poi insieme si cerca di tirar fuori il meglio. Tra virgolette è come una regia teatrale, solo che è dell'audio, per cui si cerca di lavorare insieme per tirare fuori il meglio e la cosa che è più vicina all'interpretazione che l'attore straniero ha fatto sullo schermo, e nel rispetto di quelli che sono i fondamenti del film, i movimenti non dell'attore, del film, seguire gli andamenti, le atmosfere, le emozioni nei limiti del possibile. Noi abbiamo la fortuna di avere un personaggio già fatto, già recitato, dobbiamo cercare di capire come è stato fatto, come è recitato, come si è arrivato a quel punto, dove dobbiamo focalizzare di più la nostra attenzione, là dove sono importantissimi gli occhi del personaggio. Cioè, è un mestiere che prevede tante difficoltà, che insomma non sembra sempre che uno passi davanti e dica delle cose, ma insomma c'è un impegno, ma non è che poi finita quella ci portiamo a casa, come in tanti casi che abbiamo letto sui giornali di attori americani che si sono portati a casa dentro il Joker della situazione o altre cose, no, noi lo vediamo fatto e cerchiamo di rifarlo.